9 mesi sono trascorsi dal 18 gennaio quando una valanga si staccò dal Monte Siella spazzando via interamente l'hotel resort Rigopiano, causando la morte di 29 persone, tra dipendenti e ospiti, lasciando dietro di sé un senso di vuoto e dolore, soprattutto nei parenti delle vittime. I primi ad arrivare per prestare soccorso furono gli alpini del 9° Reggimento Alpini L'Aquila e proprio loro, con la 119ª Compagnia, hanno voluto oggi, sotto un nevischio leggero, ricordare questa tragedia con il silenzio militare e la deposizione di una corona prima di partire per il campo marciante presso Campo Imperatore e poi Castel del Monte, grazie ad un progetto in grado di implementare il battaglione e dotarli di assetti tipicamente del genio. Le sensazioni sono, come dicevo prima, di dolore e di gioia. Gioia, pensavamo, ricordavamo appena tirati fuori i ragazzi, i bambini dall'albergo, e di dolore ogni volta che c'era una salma che usciva dall'albergo. Purtroppo è stato un evento tragicissimo e quindi le sensazioni, no, no, ogni volta che si viene qui, sono sempre quelle. Noi siamo addestrati per queste situazioni. Certo, nel momento in cui ci troviamo in questi campi, le sensazioni sono forti, quindi tante volte potremmo rischiare di essere un po' presi nella situazione, però fortunatamente in base all'addestramento che noi abbiamo, riusciamo un attimo, è brutto a dirlo, ma a staccarci da quelle situazioni e quindi riuscire ad operare nel migliore dei modi, cercando di fare sempre del bene e cercare anche di mettere in sicurezza noi stessi. Il progetto di implementare un nuovo battaglione in seno al 9° Reggimento Alpini, dotato di assetti tipicamente del genio, che sono in grado di intervenire efficacemente in caso di calamità simili a queste o come adesso l'inverno è alle porte, in caso di nevicate abbondanti, avremo dei mezzi per concorrere con le forze deputate a intervenire per aiutare la popolazione locale.